Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, è un vero piacere vedere questa sala del Parlamento così piena e questo è veramente proprio un segnale fortissimo per ricordare Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Voglio ringraziare innanzitutto di cuore i fratelli di Angelo Vassallo qui presenti, Dario Vassallo, presidente Fondazione Vassallo, e Massimo Vassallo, vicepresidente della Fondazione Vassallo, da anni instancabilmente impegnati nel lavoro di memoria e di ricerca della verità. E ringrazio di essere presenti a questo tavolo Francesco Tosi, sindaco di Fiorano Modenese, Antonio Ingroia, già magistrato, avvocato Fondazione Vassallo, Anna Maria Ansemi, avvocata Fondazione Vassallo, Massimo Martinelli, direttore del Messaggero. Il 5 settembre del 2010 Angelo Vassallo veniva brutalmente ucciso con 9 colpi di pistola. A 13 anni da quel giorno, oggi lo ricordiamo presentando il documentario Quel che resta, realizzato da Luca Pagliari, che è un omaggio all'uomo straordinario, onesto e rigoroso che è stato Angelo Vassallo. È stato un uomo dello Stato, non dobbiamo mai dimenticarlo. Un uomo che ha sempre lavorato costantemente per il suo territorio. È un messaggio molto bello che questo ricordo sia trasmesso in quest'aula del Parlamento. Angelo Vassallo è stato un esempio di lotta per l'ambiente, contro il malaffare, per la legalità. Un uomo che con la vita ha pagato il suo impegno per la collettività. Il suo omicidio è una vicenda oscura in cui il desiderio di riscatto di una terra si è scontrato con la volontà di chi intendeva mantenerla soggiogata alla criminalità. Questi 13 anni trascorsi dalla sua morte sono stati anni di bugie, depistaggi, insabbiamenti, ed è ormai risaputo che pezzi dello Stato purtroppo non ne sono stati estranei. Nella scorsa legislatura la Commissione Antimafia ha costituito un apposito comitato. Io qui ci tengo personalmente a ringraziare un mio collega, ma soprattutto un mio amico, che si chiama Luca Migliorino, una persona eccezionale, straordinaria, che ha dato l'input perché quel comitato si facesse in sinergia con Dario e Massimo Vassallo, e quella commissione e quel comitato ha dato vita a una relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche. E in questa legislatura ho richiesto che venisse continuato quell'importante lavoro, perché non bisogna mai smettere di cercare la verità, soprattutto per chi riveste questi ruoli istituzionali. Non bisogna mai dimenticarlo, anche perché, lo ripeto, Angelo Vassallo era un uomo di Stato. Quindi si deve verità e giustizia, e noi siamo qui ancora una volta per ribadirlo. Grazie. Allora, grazie a tutti. Prima di cominciare, siccome il sindaco di Fiorano Modenese non è venuto per motivi, per lo sciopero, mi ha mandato una lettera da leggere a voi, se la vuoi leggere, ha detto Dario. A Dario Vassallo, in occasione della presentazione a Roma del docufilm Il sindaco pescatore, 20 ottobre 2023. Caro Dario, ti esprimo subito il mio rammarico per non essere presente fisicamente in un momento importante per la Fondazione Angelo Vassallo e per tutti coloro che hanno a cuore la sua causa. Il docufilm che oggi viene presentato è un ulteriore strumento per divulgare consapevolezza e aumentare ancora il numero di coloro che dalla vicenda del sindaco pescatore sono stati coinvolti in una lotta ideale per la giustizia e per la verità. Ancora una volta ti ringrazio per avermi fatto conoscere tuo fratello e ti confesso che da sindaco spesso il mio pensiero va a lui, chiedendomi come avrebbe agito e pensato davanti a situazioni che incontro. Da 4 anni, Dario, sei cittadino onorario del mio comune, Fiorano Modenese,
L'ho fatto per dare ai miei concittadini un esempio concreto di impegno per la legalità e per la giustizia. Conoscere l'opera del sindaco di Pollica è un arricchimento per tutti. Conoscere la sua morte non può non suscitare in ciascuno un sussulto di ribellione e di attesa. Appassionata e senza sosta della soluzione veritiera della vicenda giudiziaria, i responsabili di quel vile e barbaro gesto devono sapere che sono tanti e sempre di più coloro che attendono di saperne i nomi e di vederli assicurati alla giustizia. Chi ha ucciso e fatto uccidere Angelo Vassallo ha dimostrato con quel gesto tutta la propria indicibile viltà e debolezza. La libertà del giusto disturba chi è schiavo del male e dell'ingiustizia. La sua unica arma è la morte del giusto. In questo modo, tuttavia, egli dimostra tutta la propria debolezza. La forza del giusto, basata sulla sua totale libertà, è sovarchiante, tanto che al malvagio non resta che la sua eliminazione fisica. Ma si sbaglia. Il giusto immolato rende fertile il terreno sul quale cade. Oggi Acciaroli e il sindaco Pescatore sono conosciuti ovunque, prima no. Il docufilm diffonderà ulteriormente la coscienza della sua vita e della sua morte. Aumenterà ulteriormente l'attesa e il bisogno di giustizia. Speriamo che non tardi a venire. Un fraterno abbraccio anche a nome dei miei e tuoi concittadini. Francesco Tosi, sindaco di Fiorano Modenese. Invece il mio intervento non lo leggo, sì, state tranquilli. Ho soltanto scritto tra una visita e l'altra delle parole chiave per farvi capire, per trasmettervi un'emozione, un sentimento, parlare al vostro cuore, non certo all'apparenza che oggi viviamo. I ringraziamenti chiaramente sono d'obbligo. A parte Francesco Toso, ringrazio Massimo Martinelli, che oggi non è qui con noi perché per problemi familiari. Ringrazio soprattutto Stefania Ascari e, anche se non è presente, Luca Migliorino. Con lui abbiamo condiviso un percorso della nostra vita che nessuno può cancellare. Ci siamo impegnati anche di notte per questo paese, senza nessuna timore e sapendo a cosa andavamo incontro. Ringrazio Luca Pagliari perché con la sua capacità è riuscito a mettere assieme un ragionamento e un'emozione. Ringrazio i sindaci presenti e ringrazio tutti voi. E in questo docufilm una delle parole chiavi è libertà. Ma la libertà, oggi che siamo circondati da guerre e da una massa di persone che cercano una vita migliore, la libertà dobbiamo saperla gestire e soprattutto dare valore. Qualche anno fa, nel 2020, nel giorno di Natale, telefonai a mio amico Antonio Geraci, di Reggio Calabria, e nel fare gli auguri lui mi confessò dopo anni che lui era un parente di una signora che si chiama Angelica. Angelica è una donna che ha vissuto per 40 anni con la baronessa Cordopatri. La baronessa Cordopatri è la sorella del barone Cordopatri, ucciso il 10 luglio del 1991 mentre nella sua macchina blindata aveva abbassato il finestrino per fare retromarcia. Il killer uccise il barone, mentre sparava alla baronessa, la pistola si inceppò. La baronessa Cordopatri non ha mai venduto le terre che i mammoliti volevano. Ha difeso le proprie terre per 40 anni. Antonio mi diede il numero di Angelica e il 27 dicembre del 2020 chiamai Angelica e mi raccontò cos'è la libertà,
cosa significa difendere dei terreni che un malavitoso voleva comprare. E mi spiegò che l'inizio delle mafie, di quella mafia, è iniziato quando i giovani sono partiti per andare in guerra e le terre sono state affidate a quelli che erano i coloni. Ma, dottore, i coloni, è successo come nel racconto verghiano, i Mazzarò si sono impossessati del terreno e così una notte 1700 piante di ulivo furono bruciate. Prima ci fu l'implosione, quindi con una carica di dinamite per ogni 1700 piante, e poi l'esplosione. Tutto bruciò, tranne le proprietà circostanti. Neanche una frasca, neanche una foglia bruciò. Verga li chiamava Mazzarò, ma noi li chiamiamo i malacarne. I malacarne sono quelli che si impossessano delle terre, delle proprietà, della cultura e delle cose che hanno fatto gli altri. Ecco perché sono partito da così lontano per dire a chi deve indagare e soprattutto Stefania alla Commissione Antimafia deve istituire, il presidente della Commissione deve istituire un'indagine per Angelo, una commissione che si interessa di Angelo, perché quel lavoro che voi avete fatto è stato interrotto e noi non sappiamo i malacarne cosa hanno preso. I malacarne molte volte, alcune volte, poche volte, hanno anche una fascia tricolore e qualcuno anche un grembiulino che non serve per lavare i piatti. La Commissione Antimafia, io chiedo in quest'Aula, attivi un comitato per indagare sui malacarne che si sono impossessati del pensiero e dell'azione di Angelo Vassallo. Perché, come avete visto e capito da questo esempio di vita vissuta, che mentre gli altri festeggiano il Natale, io parlavo con Angelica per capire dove arriva l'essere umano a prevaricare bene e pensieri degli altri. Proprio in questa aula e proprio per i malacarne, io chiedo alla Procura Antimafia di Salerno di arrivare alla fine, perché il tempo è scaduto. È scaduto da tanto, anche se ci sono stati altri movimenti tellurici, bisogna che valutino queste nuove notizie, ma presto, perché sono 13 anni e 13 anni non possono diventare 14, assolutamente. Noi abbiamo vissuto e viviamo nella libertà, nella legalità, ma non ci portate a essere cafoni. Chiedo al Consiglio Superiore della Magistratura di indagare su coloro che hanno indagato durante questi anni. Noi abbiamo scritto con mio fratello Massimo e abbiamo avuto un incontro con il CSM, con il vicepresidente Legnini, ma il CSM non può, Consiglio Superiore della Magistratura, non può scrivere alla Fondazione dicendo che l'azione investigativa e dei magistrati è stata fatta a regola d'arte, come dice il protocollo, perché poi abbiamo dimostrato attraverso immagini televisive che sono nostre ricerche e nostro frutto di lavoro per Angelo, abbiamo dimostrato
che i magistrati che hanno operato in quel momento hanno sbagliato tutto. I magistrati che hanno operato il 5 settembre 2010 hanno sbagliato tutto. Io voglio, chiedo gentilmente, che il CSM rettifichi questa lettera dicendo che questo era il frutto della mia rabbia. Io non sono arrabbiato, neanche mio fratello Massimo. Noi siamo determinati. Il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, faccia una visione di quello che sta succedendo nel territorio cilentano e metta i riflettori sulla procura di Vallo della Lucania, dove io ho fatto la denuncia sulla distruzione dei nidi di rondine. Ma che vuoi che siano i nidi di rondine? Eh no, è l'ecosistema. Ma io ho fatto le denunce sul sistema Mampira, un sistema di controllo dell'area marina protetta, dove io sono presidente del comitato di controllo e dove gli altri, il parco del Cilento, non mi ha dato le carte per documentare come vengono spese i soldi che il Ministero dà. Il sistema Mampira significa una perdita di oltre 2 milioni di euro che non si sa che fine hanno fatto. A me sono stato minacciato di morte nell'aprile del 2023, ma la procura tutte queste mie denunce non ne ha portate avanti nessuna. Però poi, quando mi querelano, si accomodassero, la procura apre subito il fascicolo e porta a compimento. Allora, il Consiglio Superiore della Magistratura, a parte tutta la bella cosa che fanno, vestiti bene, eleganti, autisti e quello che hanno, devono parlare con il popolo, devono parlare con la parte lesa, devono capire che ci sono milioni di persone che chiedono giustizia e verità sull'uccisione di Angelo Vassallo. Penso che sia molto chiaro. In questo docufilm che noi abbiamo fatto, non è che abbiamo fatto 100 riprese, una. In questo docufilm vi faccio vedere che è un cazzotto allo stomaco nei confronti di chi ha ucciso Angelo e chi nelle istituzioni è scappato di fronte alle proprie responsabilità, scappato come un coniglio. Il docufilm non è certo 24 minuti di musica e balli. Il docufilm è sofferenza e un messaggio per tutto il popolo italiano. Voglio dirvi che noi abbiamo sacrificato 13 anni di questa vita, sacrificato famiglie con rotture di rapporti familiari, figli, mogli, parenti, tutto abbiamo messo in gioco. Abbiamo apparecchiato un tavolo, abbiamo messo le posate d'argento, i piatti in ceramica, i bicchieri in cristallo, ci siamo seduti a capotavola, abbiamo fatto sedere tanti indagati dall'altra parte del capotavolo, all'altra parte del tavolo. Ci deve essere lo Stato. Noi lo pretendiamo che si sieda a questo tavolo apparecchiato da 13 anni di vita. Non è un piacere, è un dovere che lo Stato deve al Paese. Noi dobbiamo scoprire chi ha ucciso Angelo Vassallo e soprattutto i mandanti. L'ultima cosa. Mercoledì ho sognato Angelo, tornava, io scrivevo a computer in inglese, usciva e lui mi traduceva in italiano, diceva: sono tornato, mi presento alle elezioni, iniziamo le danze. Era un modo suo di dire: è vero Eugenio, apriamo le danze. Io spero che lo Stato apri le danze. Ma non è tutto lo Stato
che è contro l'Angelo, sono pochi elementi, anche perché il 24 gennaio all'Assemblea Nazionale dell'ANCI a Genova, per la prima volta dopo 40 anni, in 40 anni di attività, sarà rappresentato il sindaco pescatore con Ettore Bassi. Quindi, alla fine di tutto questo, vi prometto e mi prometto che se riusciamo a concludere questa storia, io tornerò alla campagna a fare cose concrete dopo una vita che non ho concluso nulla. Ma questo non l'ho detto io, l'ha detto Plinio il Vecchio, oltre 2000 anni fa. Buonasera a tutti. Dopo queste parole accorate di Dario Vassallo è difficile aggiungere altre parole, ma diciamo anche il mio compito, il mio ruolo di avvocato dei fratelli Massimo e Dario Vassallo, che da qualche anno ormai segue lo stillicidio delle notizie che trapelano di questa indagine eterna e incompiuta che sta portando avanti la Procura di Salerno, e lo dico con il massimo, naturalmente, rispetto e convinzione che quantomeno questa Procura di Salerno sta facendo di tutto per scoprire la verità, che però è un dato di fatto, è una verità difficile, è una verità che è rimasta 13 anni nascosta perché è la verità che è stata cancellata, come sono state cancellate alcune riprese della sera prima dell'omicidio, e non sono state cancellate per errore, ma sono state cancellate per un depistaggio da parte di uomini dello Stato. Cioè noi, è bene che è chiaro, abbiamo presente che in questo triste paese tanti uomini dello Stato sono stati uccisi, a volte perfino per ordine di altri uomini dello Stato, e che poi quegli stessi uomini dello Stato che hanno armato le mani degli assassini hanno depistato quelle indagini. Noi siamo del paese in cui Paolo Borsellino, che assieme a Giovanni Falcone venne, come sapete, ucciso nel 1992, noi ancora non abbiamo la verità su quelle stragi, e non abbiamo la verità su quelle stragi perché l'indagine è stata depistata da uomini dello Stato, magistrati appartenenti alle forze dell'ordine, addirittura vertici investigativi di quelle forze dell'ordine. Questa è l'Italia in cui viviamo. Ora io non voglio fare parallelismi impropri e forzati con la vicenda Vassallo. Certo però è che è un dato di fatto che ne dobbiamo dare atto. Noi dobbiamo essere, come dire, impietosi e critici, ma dobbiamo anche dare atto ai passi avanti che negli ultimi anni si sono fatti. Noi oggi sappiamo che l'indagine sul delitto Vassallo non è più un'indagine contro ignoti, e quindi, come spesso capita, come dire, cronaca non di una morte annunciata ma di un'archiviazione annunciata, ma è un'indagine contro noti. Ci sono degli iscritti nel registro degli indagati. E che iscritti ci sono? Sono iscritti che disegnano quello che Dario e Massimo Vassallo e la Fondazione Vassallo, un po', diciamo, vox clamans nel deserto, hanno detto per anni e anni: non
un omicidio banale, un omicidio di provincia, un omicidio magari del piccolo spaccio locale, ma un omicidio su un crocevia nel quale si incrociano uomini delle istituzioni, e stiamo parlando non neanche di personaggi con piccolo grado, perché abbiamo un colonnello dell'Arma dei Carabinieri tra gli indagati di omicidio, abbiamo dei sottufficiali, abbiamo dei soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata o comunque legati alla criminalità organizzata. Questo è lo scenario del contesto che ci dice e ci fa capire perché abbiamo ricordato il 13° anniversario e anche dopo questo passaggio ancora è una vicenda che attende un processo, attende degli imputati, attende una sentenza. E è chiaro che i familiari, i danneggiati, i cittadini che conoscevano o che hanno conosciuto poi, non avendolo conosciuto personalmente, l'hanno conosciuto attraverso i libri, i film, lo conosceranno ancora di più questo docufilm, una figura, ahimè, lo diciamo nel cuore della istituzione politica più importante del paese, una figura, quella di Angelo Vassallo, rara, di politico onesto, coraggioso, franco e schietto, senza compromessi. Ed è là, ed è per questo che è stato ucciso Angelo Vassallo. Ricordiamo. Bene, 13 anni sono troppi, diceva giustamente Dario, perché se dopo 13 anni non si è celebrato ancora un processo è una sconfitta per la giustizia, è una sconfitta per lo Stato, è una sconfitta per la magistratura. Io, per interpretare anche la richiesta che ha fatto Dario Vassallo, noi non vogliamo, almeno ritengo che Dario non voglia, che si apra un'inchiesta, un'ispezione sui magistrati che oggi stanno indagando, bene, diciamo, chiarirlo ed evitare equivoci, che oggi stanno indagando, anzi, ripeto, stanno indagando coraggiosamente, va dato atto in particolare, lo voglio citare, il procuratore capo Borrelli, che da quando si è insediato ha assunto un impegno con noi, noi lo richiameremo all'impegno che assunse qualche settimana dopo il suo insediamento, che avrebbe fatto di tutto, che era convinto che si sarebbe potuti arrivare a un processo. E comunque gli va dato atto che dei passi avanti importanti sono stati fatti, e quella iscrizione, lo dice anche, diciamo, l'ex magistrato, ex procuratore aggiunto, non è facile iscrivere nel registro degli indagati quei nomi che sono stati iscritti alla Procura di Salerno. Non sottovalutiamo questi passi che sono stati fatti. Abbiamo avuto notizia qualche mese fa che sono stati svolti degli accertamenti tecnici irripetibili, cioè le cosiddette perizie, su alcuni cellulari degli indagati. Si sta ricostruendo appunto il depistaggio, direi certo, soltanto che ovviamente il depistaggio in sé è un reato ormai prescritto, quindi non si può più processare nessuno dopo 13 anni per i fatti di depistaggio, ma si può processare invece se c'è corresponsabilità nell'omicidio, se cioè il depistaggio è spia di una complicità dell'omicidio. Io credo che la Procura di Salerno sta andando su questa via. E però l'appello Dario Vassallo al Consiglio Supremo della Magistratura ad accendere dei riflettori su questa vicenda, che non deve rimanere nella penombra, vada fatto, e vada fatto al Consiglio Supremo della Magistratura e direi al Presidente del Consiglio Supremo della Magistratura, il Presidente Mattarella, che in quanto anch'egli prossimo congiunto di un politico vittima di mafia come l'ex presidente Piersanti Mattarella, sa cosa significa
la mancanza di processi, anche sull'indagine del presidente Piersanti Mattarella, per anni e anni non vi fu un processo, poi c'è stato. E quindi io sono convinto che voglio essere oggi ottimista che non arriveremo al 14° anniversario senza importanti novità, senza svolte. Sono convinto che accadrà qualcosa di importante, sono convinto che ci sono i presupposti perché la Procura di Salerno faccia un passo avanti e che soddisfi questa richiesta di giustizia alta e forte che viene da oggi e viene da tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento oggi e sempre a Dario e a Massimo per l'impegno e la forza e la tenacia con i quali insomma, portano avanti questa ricerca di verità ormai da 13 anni. E anche un ringraziamento a loro e quindi alla Fondazione per aver creduto nelle capacità mie come legale e del mio studio come legali per rappresentarli, perché dobbiamo dare una notizia. In realtà un processo noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto iniziare e l'abbiamo visto finire. Un processo che è stato iniziato grazie alla tenacia, alla volontà e alla capacità di Angelo Vassallo. Perché Angelo, oltre a essere stato sindaco di Pollica per 3 mandati e il quarto l'aveva appena iniziato, è stato anche dal 2004 al 2009 consigliere provinciale presso la provincia di Salerno. Però, essendo una persona giusta, corretta e anche curiosa e anche attenta a quello che accadeva, ha iniziato a vedere delle cose che non andavano, perché ha iniziato a cercare, a chiedere informazioni, interrogazioni su gare e appalti pubblici, sullo stato di avanzamento di lavori, sui pagamenti fatti, su attività che venivano retribuite per lavori che in realtà risultavano già terminati ma non erano neppure iniziati. Quindi Angelo ha presentato appunto chiarimenti, richieste di chiarimenti al presidente dell'allora provincia, diciamo, a tutti coloro a cui poteva rivolgersi. Alle istituzioni, ha chiesto chiarimenti, ha fatto interrogazioni, quando ha visto che non riceveva delle risposte alle sue domande e si è rivolta alla Procura della Repubblica. E io questo non lo sottovaluterei per poi capire anche la morte di Angelo, perché lui gli ultimi atti che ha fatto, le ultime denunce sono proprio del 2008, poco tempo prima della sua morte. Dopo la sua morte, era già iniziato prima, dopo la sua morte si sono aperti 2 grossi processi penali, 2 torri e 2 torri bis, proprio relativi a questi gravi reati commessi da amministratori locali in concorso con imprenditori sempre del territorio. E proprio in questo processo 2 torri bis ci siamo costituiti parte civile a nome della Fondazione. In questo processo abbiamo fatto, diciamo, un vero e proprio miracolo giuridico. Perché? Perché c'è una norma, almeno c'era prima della nostra Costituzione, una norma che non prevedeva la possibilità di costituirsi parte civile in un processo per una fondazione che non avesse un riconoscimento giuridico, che non avesse personalità giuridica. Per avere personalità giuridica, la fondazione deve avere un capitale sociale di almeno 60.000 euro. Ci siamo guardati negli occhi con Dario e con Massimo, i soldi non c'erano, la fondazione non poteva richiedere questo riconoscimento giuridico e ci siamo detti: che facciamo? Ci costituiamo? E abbiamo pensato: sì, va bene, ci proviamo. Quindi abbiamo unito le forze. E ringrazio a questo proposito anche le altre 2 colleghe dello studio, Emanuela Gregori e Maria Grazia Cappelli, che sono qui presenti, perché costituirsi parte civile in un processo che vedeva 77 coimputati, fra cui presidenti
della provincia, vari amministratori locali, assessori, ma anche consiglieri, ma anche imprenditori locali, e per 125 capi di imputazione. Pensate che cosa ha smosso la forza di Angelo con le sue denunce e con le sue interpellanze. È stato veramente un lavoro importante. Siamo giunti quindi quella mattina nel 9 gennaio 2015 davanti al Tribunale di Salerno, consapevoli che avremmo dovuto lottare fortemente, ed infatti quella mattina abbiamo trovato un'aula che non era così grande, però accoglieva 77 legali che rappresentavano minimo, perché erano anche di più, alcuni ne avevano due, mentre la fondazione, ricordo, come parte civile poteva avere un solo avvocato a rappresentarla, quindi era solo la nostra voce nei confronti di tante altre voci che si sono levate per sollevare tantissime eccezioni alla nostra Costituzione. Dopo vari tempi di camere di consiglio per risolvere tutte le questioni procedurali, alla fine abbiamo ottenuto il riconoscimento di parte civile nel processo Due Torri Bis. Quindi per la prima volta nella giurisprudenza italiana una fondazione non riconosciuta ha ottenuto il riconoscimento di parte civile nel processo. Questa è stata la nostra vittoria. Purtroppo chiaramente quel processo è iniziato nel 2015, partiva da una denuncia, da denunce presentate fino al 2008 da Angelo, ma si è chiuso soltanto 2 anni fa, nel 2021. Quindi tutti i reati per i quali questi soggetti erano stati portati alla sbarra sono stati dichiarati prescritti, per cui una bolla di sapone, sì, è vero, però qualcosa l'ha assortito, innanzitutto dal punto di vista delle coscienze e anche dal punto di vista di diritto. Però questo non ci fa demordere, la nostra forza ormai l'abbiamo anche provata, e quindi con Dario e con Massimo abbiamo detto che la fondazione sarà presente anche là dove potrà essere presente in tutti gli altri procedimenti contro chi deturpa il territorio, contro chi va contro i principi per i quali ha sempre lottato da Angelo e per i quali la fondazione è nata, per la tutela di quali la fondazione è nata. Quindi noi ci saremo anche presenti nel processo, chiaramente per la morte di Angelo, ma anche in tutti gli altri in cui riterremo opportuna la nostra presenza. Grazie. Era un fratello, ma era soprattutto un compagno di vita, perché abbiamo trascorso tanto tempo assieme, soprattutto nel domandarci il futuro, non solo per noi, ma di questo paese. E poi da morto probabilmente mi ha insegnato ancora di più, perché
girando l'Italia, l'Europa, ho visto che Angelo è un esempio per tanti amministratori e per la gente comune, quindi mi ha insegnato soprattutto la testardaggine di tornare a cercare la verità. La verità è qualcosa di difficile da trovare, ma un uomo libero deve impegnarsi a far sì che si raggiunga la fine di questa storia per chi ha ucciso Angelo Vassallo. La verità in questi anni è stata difficile cercarla e trovarla, perché c'è una parte dello Stato che non ha voluto cercare la verità. Di fronte a casi come questo, in cui addirittura si prefigura una collusione tra apparati dello Stato, che probabilmente sono stati deviati e che hanno deviato dei loro compiti istituzionali, che è quello primario di proteggere i cittadini, allora io mi chiedo, evidentemente, qui la politica perde la sua funzione e il suo ruolo. Io spero, hai detto che quest'anno c'è più gente, io spero che ogni anno ci sarà sempre più gente fino a quando non sarà accettata la verità. Grazie. Questo è il centro dell'Italia. Abbiamo scelto questo posto perché è un posto unico, secondo me, al mondo per mettere al centro la legalità, la giustizia e per mettere al centro il sindaco Pescatore. Quindi ogni scelta che abbiamo fatto, e anche questa, in questi 13 anni indicano un percorso ben preciso, continuare ad essere uomini liberi. La libertà, vedi, è un principio che non tutti possono avere, ma che ha grande valore se lo leghi alla legalità. Quel che resta è la lettera che zia Achille, nato e morto pescatore, scrisse ad Angelo Vassallo qualche giorno dopo il suo omicidio. Angelo, anche io desidero ricordarti con un piccolo pensiero. Dico piccolo, però con il cuore è grande. Tutto ciò che hai fatto lo hai costruito nel tuo cammino, tutti lo sanno. Ci sarebbe tanto da dirti, ma io non saprei da dove cominciare, sono vecchio, quasi 91 primavere. Ti ricordi quando mi portasti in televisione a Roma e dovetti parlare di quel grande scrittore americano, Ernest Hemingway? Di la verità, Angelo, non ti ho mai fatto fare brutta figura. Ora, scusami, ma tu, al di là, sei ancora il sindaco pescatore? Allora digli che un vecchio pescatore acciarolese ti insegnò a fare il pescatore, ma tu ci hai insegnato a fare il sindaco. Hai visto, Angelo, quante cose ti ho detto? Ed ora un saluto perenne, Achille. Non è che noi cerchiamo una ricompensa, noi vogliamo sempre soltanto giustizia e legalità che vengano applicate in nome di Angelo Vassallo. Non è vero che era straordinario, come dicono molti, no, lui praticamente aveva applicato i principi e li aveva sposati, li sentiva. I principi della Carta Costituzionale, quelli di far sentire il cittadino sereno, tranquillo.
Quel che resta è il cammino condiviso di due uomini coraggiosi, Angelo Vassallo e Gerardo Spira, un sindaco e un segretario comunale. La mia non è stata un'avventura con Angelo. Per me è stata la risoluzione di un principio libero che avevo sempre accarezzato nella rivoluzione culturale. Ancora oggi continuate a essere un presidio di legalità, perché sapete che senza il rispetto della legge vengono meno le basi del vivere civile. Penso a Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso brutalmente nel 2010. Il suo ricordo è un tributo a tutti i sindaci impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità. Angelo era un amministratore completamente diverso da quelli che avevo conosciuto fino a quel momento. E di amministratori ne avevo riconosciuto. Angelo aveva un concetto completamente diverso di politica. Quelli, quando intervenivano o facevano proposte politiche, pensavano al ritorno di quello che facevano. Invece Angelo aveva un concetto di politica diverso. Rendere liberi i cittadini e poter avere i diritti senza doverli chiedere battendo con i piedi alla porta. No, per Angelo il diritto era diritto di tutti. Quel che resta è la bellezza e l'unicità di un'ordinanza comunale firmata da Angelo nel giugno del 2003, una poesia. L'articolo 15 di tale regolamento prevede che i balconi e gli sporti vengano addobbati con vasi di terracotta piantumati con gerani. Questa amministrazione ha sempre riposto attenzione e sensibilità anche all'aspetto estetico dei paesi, dando ritmo all'essenziale stile architettonico secondo gli usi e le tradizioni. I gerani, per l'allegra fioritura ma anche per l'effetto del fogliame, si armonizzano all'ambiente, alle costruzioni con pietra locale, alle inferriate dei nostri balconi e si combinano in una tavolozza ininterrotta nel corso di tutto l'anno. Come i suoni e gli odori, anche i colori hanno il potere di creare stati d'animo. Ricordo che quando parlava era come una persona che ha preso coscienza di grandi problemi che ha avanti e in quel momento te li esprime con tutta la passione che ha dentro. Era convinto di quello che lui doveva fare e quando gli dissi: Angelo, qui però il territorio è un territorio, noi lo sappiamo, è un territorio già occupato dal malaffare, dalla camorra, da 'ndrangheta, delinquenza che c'è sta sul territorio. Tu ti rendi conto, ti sei reso conto a che cosa vai incontro? E lui mi rispose deciso: so anche che cosa rischio, disse, però se io ho preso questa decisione e ho chiesto alla gente di votarmi, andrò avanti. Comunque andrò avanti per la mia strada. Noi siamo in una società dove l'illegalità ormai fa parte del quotidiano. E quindi anche l'omicidio di un sindaco alla fine dice: ma sì, ma è successo, sì, ma poi se l'è cercata. Sono parole che sono devastanti per chi
chi poi deve continuare a vivere in una società moderna, perché sono passati 13 anni e 13 anni significa che quel ragazzino che aveva 10 anni nel 2010 oggi ce n'ha 23, e 23 significa che deve affrontare la vita, ma deve sapere in quale contesto vive e da chi è circondato. Quando è stato ucciso Angelo, la ricerca della verità e della giustizia è estremamente difficile, perché quando si rimettono in moto dei meccanismi che hanno governato il territorio prima dell'uccisione di Angelo, in effetti noi abbiamo perso gran parte della democrazia. L'uomo libero deve essere senza recinti, senza condizioni. È come un navigante che si trova in mare libero, aperto. Io al mare gli parlavo quando c'era cattivo tempo. Aspetta che rientri il morto prima e poi lo vendi, mare e vento, glielo chiudevo al mare e al mare mi ha sempre ascoltato. Quel che resta è la fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ostinata, resiliente, mai disponibile a qualsiasi forma di compromesso. Il percorso che abbiamo fatto durante questi 13 anni, che sono 13 anni veramente intensi, dove ogni minuto è dedicato ad Angelo Vassallo, è stato un percorso che ci ha portato a contatto con milioni di persone. Questi milioni di persone in effetti sono cittadini comuni che ci vogliono la verità. Io ho seguito la fondazione perché c'era qualcosa che mi trascinava e mi continua a trascinare, qualcosa che mi è rimasta. La fondazione è qualcosa secondo me di unico in Italia oggi, perché è inutile che poi ci giriamo attorno. La fondazione fa politica, quella bella, quella con la P maiuscola, perché non è che appartiene a un partito. La fondazione appartiene a tutti e quindi la legalità non è che appartiene alla destra o alla sinistra, la giustizia non è che appartiene a destra o a sinistra, la buona scuola, il vivere quotidiano fatto di progresso, di sviluppo, di educazione, di economia, appartiene a tutti, quindi questa è la vera politica, cioè svincolarsi dai partiti ed essere liberi di agire. Per forza deve uscire adesso, io capisco. No, no, mica adesso, no, per dicembre. Esatto. No, voglio fare per dicembre. C'è stato un intreccio per togliere di mezzo questa figura che era diventata dirompente nella cultura locale. Angelo non parlava mai del suo comune, parlava del territorio, parlava del parco, del Cilento. Angelo è stato ucciso il 5 di settembre 2010, a luglio del 2010 aveva fatto l'ultima sua denuncia ed era stato sentito alla Procura della Repubblica di Salerno. Da tutta quella vicenda furono bloccati 90 milioni di euro che la provincia aveva investito e quindi praticamente
una marea di imprese si trovarono coinvolte in questa vicenda. Quando qualcuno dice ma io non ho ucciso Angelo Vassallo, io sono solo indagato per traffico di droga, ma io mi chiedo, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo? Il traffico di droga è un traffico di morte, è un traffico di povertà, è un traffico che chiaramente cambia le condizioni sociali di un territorio, impoverisce culturalmente e socialmente un territorio. Io penso che in un momento come questo, in questo paese che veramente ha perso l'orientamento, anche le parole bisogna pesarle bene. Quindi quando noi dicevamo tanti anni fa che la causa principale era dell'omicidio di Angelo era la droga, molti ridevano e ci dicevano che eravamo matti, ma quale droga? La droga non esiste. Ho sempre detto alla magistratura che per capire Angelo Vassallo doveva prendere le sue ordinanze, le ordinanze che lui ha fatto al posto dello Stato, che non doveva fare lui, ma che le ha fatte. Lui ha chiuso una struttura turistica con un atto forzato. Ha abbattuto un impianto balneare senza sapendo le conseguenze a cui sarebbe andato incontro. Le conseguenze ci furono perché ci vennero a trovare al comune. E ricordo bene che lui li ricevette davanti alla porta, non li fece entrare nell'ufficio di sindaco. Quando loro vennero da me, io lasciai la porta aperta, loro la volevano chiudere, io lasciai la porta aperta. E quindi in quel momento io come segretario comunale mi resi conto che Angelo aveva preso un percorso molto ma molto complicato. È andato avanti per quella strada. Però, dopo 5 o 6 anni, aveva non solo ripristinato il concetto di legalità nel comune, ma aveva creato la coscienza della cultura legale nel comune. Quel che resta di Angelo Acciaroli e Pollica è poco, forse nulla. Basti pensare che il comune di Pollica, dopo aver deliberato la Sagra del Pesce il 5 settembre negli anni precedenti, per 2 anni consecutivi, nello stesso giorno che è stato ucciso il loro sindaco, adesso ha deliberato la cacciata della fondazione dalla sede Castello Capano di Pollica, comprato dall'amministrazione Vassallo. La giustificazione è che la fondazione ha prodotto poco e in questa frase si racchiudono cose raccapriccianti. E la seconda vergogna è che questa delibera è stata approvata dalla maggioranza e dalla minoranza, tutti compatti nel cacciare quello che rappresenta Angelo Vassallo, la legalità e la bella politica. Non abbiamo mai pensato di mollare perché è impossibile, anche perché siamo noi dalla parte giusta, la parte lesa, siamo noi la famiglia di Angelo Vassallo.
Quel che resta è l'attesa, il tempo sospeso, la necessità dolorosa, impellente, di conoscere delle parole di verità, quelle definitive. Un nodo che mi è rimasto in questi ultimi anni della mia vita che sto vivendo in pensione. Praticamente io non lo sto vivendo bene. Perché? Perché ho lavorato con una persona che io so come ha lavorato, che ha fatto notte intera con la carta, si è addormentato nella mia stanza con le carte in mano per risolvere problemi della gente. È importante che sulla sua tomba venga scritto finalmente il nome di chi lo ha mandato a uccidere. Sulla pietra della sua tomba manca il nome di chi è stato. Potete pure dire se vi è piaciuto, non mettiamo i voti. Vorrei chiamare Enrico Bini. Sì, vieni qua subito, fatti 300 chilometri per fare il percorso. Per fare anche 3 metri. Enrico Bini. Se può venire, sindaco di Castelnuovo nei Monti, grazie. Scusate. Non mi devi fare questi scherzi perché non era previsto e quindi sai le difficoltà che ho nell'affrontare certi argomenti, quindi ti ringrazio, però non era dovuto, quindi, però sono contento di essere qua perché da anni stiamo lavorando assieme, perché essere sindaci non è facile, essere sindaci è difficile e si deve ogni giorno affrontare le problematiche che forse Angelo ha affrontato prima di noi in contesti diversi, perché è più facile fare il sindaco al nord e fare il sindaco, però anche lì abbiamo visto negli anni cosa ha significato l'infiltrazione mafiosa, soprattutto nel mio territorio, l'Andrangheta, quindi, ed è stato difficile e duro denunciare, quindi spesso ho vissuto anche l'isolamento nella mia denuncia che ho fatto e il processo che è avvenuto. È avvenuto perché comunque non ci abbiamo mollato, perché proprio l'insegnamento di Angelo è stato un insegnamento importante, forte e spesso mi ha accompagnato su questo percorso che ho fatto assieme ad altri, perché non l'ho fatto da solo, perché comunque da soli non si fa nulla e quindi davvero dobbiamo continuare, perché la verità è importante, bisogna far sì che abbia giustizia un sindaco che se per primo ha pagato con la vita mettersi contro le persone, mettersi contro quelli che sono i poteri forti e gli interessi forti, perché comunque sempre ogni giorno si deve guardare queste cose, capire chi c'è dietro, capire il perché, capire cosa sta succedendo. Non è facile perché non tutti hanno un segretario come
come Gerardo, e quindi è più difficile ancora. Per cui grazie. Grazie, sono contento di essere qua, vi ringrazio tutti perché è importante continuare, noi ci saremo, continueremo ancora. Io sono a pochi mesi dalla fine del mio ultimo mandato, però comunque anche da cittadino comune continuerò perché è importante continuare a dare a questo paese un futuro diverso da quello che stiamo vivendo ogni giorno. Grazie a tutti. È un mio cittadino onorario, per cui è anche cittadino di Castelnuovo Monti. E lo faccio perché sì, mi fanno pagare meno tasse. Castelnuovo nei Monti, Reggio Emilia. Se vuole, Luca Leoni, sindaco di Torre San Patrizio. Grazie della sua presenza. Se vuole venire anche lei a dire cosa ne pensa, grazie mille ancora. Praticamente tutti i sindaci, se sei cittadino onorario, stai facendo questo scherzo. Esatto. Buonasera, io vengo da un piccolo comune delle Marche. Ho conosciuto Dario prima che come sindaco, come insegnante, e l'ho fatto venire a scuola. Abbiamo proiettato il film, il sindaco pescatore, e poi quando sono diventato sindaco ho chiesto al consiglio comunale di votare la cittadinanza onoraria. Abbiamo proiettato il film la sera che gliel'abbiamo conferita, e poi è venuto anche Ettore Bassi e abbiamo rappresentato il sindaco pescatore. Qualche settimana dopo la mia elezione mi è arrivata una bella telefonata dicendomi: se è una questione di soldi, veniamo su, altrimenti te la facciamo pagare. E capita. Non è che siamo degli eroi, anzi, l'eroe è stato Angelo, però capita di dover dire di no. E siccome che penso che la mia dignità e la difesa della mia comunità sia più importante, io ho detto: fate quello che volete, anzi mi ci è venuto quasi da ridere, al che ha detto pure una parolaccia: che cosa ridi? Dico: beh, questo non te lo permetto. Dico: sono sempre un'istituzione, posso starti antipatico, non mi vendo, ma le parolacce per telefono non le dici. È complicata fare il sindaco, molto complicata. Io non so se mi ricandido, sono anche io a qualche mese dalla scadenza del mio primo mandato. Stiamo lavorando per riqualificare il paese sulle direttive tracciate da Angelo: valorizzazione, sostenibilità ambientale, ma anche nelle Marche non è facile fare il sindaco. C'è il lavoro che copre tanti giri. Oggi le questioni più grosse sono sui servizi, sugli appalti dei servizi. Lì girano tanti soldi. Ci dicono che conviene esternalizzare. Non è vero. Io da sindaco, ve lo dico a Roma, in questa bellissima aula, più i comuni riescono a gestire in proprio le cose, più guadagnano. Non conviene esternalizzare. Esternalizzare conviene alle ditte, conviene poi a certi politici che magari, che ne so, poi riescono ad avere finanziamenti per le campagne elettorali, ma siccome che non devo andare in regione, non devo andare alla Camera, anche se è bellissima, o in altre parti, dico che più si riesce a fare in economia, a gestire in proprio, e più la comunità ne trae vantaggi. Quindi grazie per questa possibilità, scusatemi se mi sono dilungato, ma ci tenevo a dire il mio pensiero. Grazie. Ci terremo tantissimo che potesse dare il suo contributo Gianmarco Siani, il nipote di Giancarlo Siani. Un vero piacere che lei sia qui. Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Ed è molto emozionante. Prima Dario Vassallo diceva: è un cazzotto, forse un po' di più di uno,
devo dire la verità, è un bel docufilm, un bel progetto, ma il nostro grazie, dico nostro perché immagino sia di tutta quest'aula, ma non solo di quest'aula, ma di tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie, perché forse l'abbiamo detto troppo poco, forse l'abbiamo detto troppo a bassa voce, ma diciamolo più forte, che Angelo Vassallo è una vittima innocente non solo della mala politica e di questi depistaggi, ma soprattutto della mafia. Dobbiamo dirlo, dobbiamo gridarlo, non ci dobbiamo stancare di farlo. Sono più di 1000 le vittime innocenti della mafia in Italia. È una carneficina. Tutto questo si deve interrompere. Dobbiamo riuscire a interrompere e farlo qui, dove proiettare qui questo docufilm, dove qualche anno fa presentammo un libro sugli articoli di Giancarlo. Si chiamava Il lavoro. Tutti gli articoli di Giancarlo sul lavoro. Che ho detto una cosa bellissima, era proprio delle parole. Per trovare la verità sull'omicidio di Giancarlo è bastato leggere i suoi articoli. Gli articoli che Giancarlo scriveva da abusivo di un giornale. Come abbiamo sentito, per trovare la verità su Angelo è probabile leggere le sue ordinanze, perché è lì che c'è probabilmente la verità. Anche a noi, anche nella storia di Giancarlo, le nostre un po' si incrociano, perché anche noi abbiamo avuto un po' meno di voi, una lunga battaglia, diciamo, processuale. C'è stata la mala politica anche lì, anche il sindaco di Torre Annunziata è stato inquisito ma assolto per l'omicidio di Giancarlo, ma condannato per associazioni di stampo mafioso in quegli anni a Torre Annunziata, insieme a lui altri assessori. E poi quel comune è stato sciolto per mafia dall'85 ad oggi 4 volte. Dall'85 al 2023 Torre Annunziata 4 volte. E allora dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più tutti. Perché noi oggi siamo qui e lo so, perché so cosa provano Dario e Massimo. Stare qui e fare questo è doloroso. E ti squarcia ogni volta il cuore, perché parlare di Angelo, parlare di Giancarlo per noi è una sofferenza, ma lo facciamo perché crediamo in qualcosa di migliore e non possiamo smettere di farlo. Ho sentito le parole di Dario prima, prendendo Plinio, no? Poi andremo alla campagna. Non è vero, ce lo auguriamo, non è vero, non lo faremo, continueremo a stare qui, non è vero, lo faremo ancora. Perché questa amicizia con Massimo è nata dietro una scrivania con davanti un sacco di studenti. Ed è nata una sinergia, è nata un'amicizia con la quale, quando Massimo mi ha scritto vieni a Roma a vedere il docufilm su Angelo, ho detto sì, vengo. Vengo perché mi emoziona il fatto che si facciano cose per Angelo e che si cerchi la verità. Noi, il dottor Ingroia prima lo ha detto, sono stati bravi questi di Salerno adesso che vogliono fare, noi vogliamo di più, noi vogliamo coraggio, perché noi vogliamo giustizia e verità per le vittime innocenti delle mafie, per tutte le vittime innocenti delle mafie, perché non solo è drammatico vedere e sapere che un proprio parente viene ammazzato dalla camorra, ma è ancora più drammatico non riuscire ad avere verità e giustizia. E non solo la famiglia Vassallo, alla quale oggi noi ci affianchiamo e ci associamo per chiedere verità e giustizia, sono tantissime ancora le vittime innocenti in Italia che chiedono giustizia. Noi chiediamo qui, in questo posto bellissimo, alla Camera dei Deputati, alla presenza degli onorevoli, dei sindaci, di tutto questo bellissimo partè, chiediamo verità e giustizia per Angelo Vassallo e per tutte le vittime innocenti delle mafie. Grazie a voi di averci fatto questo regalo. Grazie. Sì. Grazie Stefania, ringrazio tutti, chiaramente Antonio Ingroia, che ci lega, lui è stato allievo di Paolo Borsellino, noi siamo amici di Salvatore, della nipote, e quest'inverno passato sono stato a Palermo a presentare La verità annegata. Ringrazio Anna Maria e le bellissime esperienze che abbiamo fatto, perché è stata una bella esperienza che abbiamo fatto a Salerno, partendo in macchina qui alle 4 da Fiumicino, e ringrazio ognuno di voi.
perché siamo noi a ringraziare voi, perché voi rappresentate singolarmente tante persone e con le vostre parole potete divulgare che in Italia non è tutto marciume o lo sfascio, altrimenti non ci sarebbero state più di 1000 vittime di mafia. Ringrazio Siani, la famiglia Siani, che ci ha insegnato come si fa il giornalismo. Qui si apre un mondo, perché in un momento come questo, da anni, un po' 5-6 anni, mi sembra che il giornalismo d'inchiesta lo facciano proprio in pochi, rischiando innumerevole querele, rischiando non solo cose burocratiche ed economiche. Quindi io ringrazio Stefania Ascari, che potremmo scrivere un libro sulla sua serata trascorsa da Acciaroli, soprattutto la notte. Ma nonostante tutto, in questa tragedia possiamo dire che l'abbiamo fatta con, come vedete anche oggi, con naturalezza e con semplicità. È stato più difficile mettere assieme io vengo, non vengo, faccio, scancello, vengo, che in questo momento. Questo momento in effetti lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie, che ancora non mi ha lasciato. E a tutti voi che... E andiamo avanti. Come ha detto Gianmarco, andiamo avanti. Io sì, ce l'ho l'orto e vorrei anche tornarci, vi dico la verità. Soprattutto quando ogni giorno vedo le cose, le brutture di questo paese e quello che man mano stiamo andando verso il baratro culturalmente. Vorrei tornare a fare il contadino, il pescatore non più, perché rispettiamo il mare. Abbiamo fatto una grande battaglia sull'area marina protetta di Maratea, non ci siamo riusciti e come contropartita oggi il Ministero dell'Ambiente ha dato via libera all'apertura di San Sago, che è uno stabilimento, un impianto di riciclaggio di rifiuti speciali e non, accanto al mare. Chi non ha capito l'area marina protetta è un cretino, lo dico qua dentro, perché con l'area marina protetta non solo cautelavamo il mare, ma cautelavamo le imprese, le attività balneari di un posto bellissimo che è unico al mondo. Sono queste le tristezze della vita e quando poi dici ma com'è sei sempre triste? Io non sono triste, sono angosciato della società che lasceremo ai nostri figli e ai figli di chi io non conosco. Quindi i giovani oggi chiaramente non sono attratti dalla politica, giustamente non sono attratti dalla politica perché non hanno un punto di riferimento. E quando la politica scende con pacchetti di voti e giornalisti che fanno non Giancarlo Siani, ma fanno articoli che cercano di incanalare le idee e i pensieri del politico, significa che siamo una società corrotta fino sotto i piedi. Come dice Gerardo, noi sotto i piedi abbiamo fatto i peli. Abbiamo camminato tutto questo paese, in lungo e in largo, e oggi è solo un passaggio, è nulla rispetto a quello che abbiamo fatto. Ma sapere che in tutto il mondo, Angelo Vassallo è preso d'esempio, è la grande, più grande soddisfazione. Sapere che Giancarlo Siani, che è stato ucciso il 23 settembre, che è il mio compleanno, non è una bella festa, ma non perché c'è il nipote, è perché giornalismo così pochi lo fanno. Noi abbiamo conosciuto Iurillo, i giornalisti delle Iene, che hanno avuto il coraggio come Giuseppe Borrelli. Non scambiamo la lana con la seta. Io ho chiesto al CSM un occhio particolare sulla procura di Vallo della Lucania,
dove le mie querele e le mie denunce non vanno avanti. Non ho chiesto niente sulla Procura Antimafia di Salerno, anzi è stato l'unico che ha portato, dottor Borrelli, ha portato avanti l'inchiesta su Angelo Vassallo. Gli altri si sono addormentati nelle carte, sulle carte. Addormentati, sì, si sono addormentati, non sarebbero passati 13 anni. Io chiedo che quando si fanno delle azioni bisogna capire che poi ci sono delle conseguenze, quindi quelle banalità che sembrano banalità poi diventano guai per il popolo, per il cittadino, per la popolazione. Quindi quando c'è una procura che è quella che è, dove c'è il processo più lungo d'Italia, 56 anni, significa che bisogna un po' modificare. Probabilmente consiglierei, io non sono in grado, ma consiglierei al CSM di aprire un distaccamento della Procura Antimafia in ogni parco d'Italia, in ogni parco naturale d'Italia, in ogni parco d'Italia, una Procura Antimafia, un distaccamento, così capite che cosa siamo, dove siamo arrivati. Grazie. Grazie veramente a tutti, a tutte, grazie per questo bellissimo documentario, grazie a tutte le persone che sono state qui presenti. Io chiudo dicendo che chi presta un servizio temporaneo allo Stato deve avere dei punti di riferimento. Angelo Vassallo è un punto di riferimento e il primo che deve studiare è sicuramente il legislatore, perché deve costantemente impegnarsi in una lotta di contrasto, in questo caso a tutte le illegalità, però l'importante è non lasciare mai da soli chi riveste questi ruoli. È sempre molto importante che i cittadini nel proprio piccolo facciano qualcosa, ossia studiare, divulgare, conoscere, condividere, impegnarsi. Perché ognuno nel proprio piccolo ha una responsabilità. Quindi, come dico sempre, è importante fare rete. E quindi questa partecipazione vuol dire fare rete. Però non deve finire qui. Bisogna andare a casa, parlare di Angelo Vassallo, ci sono tanti studenti, sollecitare la scuola, gli insegnanti, a fare convegni, divulgazione, così come tutti noi qui. Perché ovviamente solo così possiamo non solo tenere viva la memoria, ma soprattutto pretendere verità e giustizia. Grazie.